spopolamento di Venezia. L'appuntamento è stato lanciato dal comitato venezia.com per la mattinata di sabato 12 novembre con il ritrovo al conta abitanti di Campo San Bartolomeo. Nel centro storico la popolazione è scesa sotto i 55.000 abitanti, ma così pochi i veneziani, mai così pochi i veneziani residenti in città. Vediamo. Io da Venezia non mi spianto neanche se mi buttano fuori, prima cosa. Secondariamente Venezia non è più di veneziani, è di tutti fuorché di noi. A Venezia non vogliono più i veneziani. Stanno arrivando a questa conclusione i residenti nel centro storico che, dati dell'anagrafe alla mano, sono scesi sotto la soglia minima di 55.000 abitanti. E pensare che nel 1955 erano 174.000 residenti, un po' stretti in città a dire il vero, scesi a 111.000 5 anni dopo. Contro lo spopolamento della città, Venezia.com lancia per il 12 novembre una marcia con il trolley su e giù da Ponti e Calli, ritrovo al conto abitanti di Campo San Bartolomeo, punto d'arrivo Cafarsetti. Ci stiamo trasformando in dei panda, siamo sempre di meno. Abbiamo appena sforato al ribasso la cifra di 55.000 come da anagrafe e quindi siamo come degli indiani cacciati nelle nostre riserve. Una popolazione la cui età media si alza, che muore per vecchiaia e non vede all'orizzonte giovani di ritorno, senza case e con costi della vita altissimi. Danno gli sfratti alle case che poi affittano agli studenti una volta, adesso ai turisti, restano solo vecchi e le case popolari. E dove vive Venezia? A Santa Marta, sulle case popolari. Tutto costa di più e la gente o non ce la fa e per forza deve andare in terraferma. Bisogna dire tutta la verità, il turista dà a vivere a Venezia, se non ci fosse il turista forse non ce la viene anche a Venezia. Amore e odio, ma chi nasce a Venezia non vive bene in altra parte del mondo. In terraferma ci sono 100.000 veneziani che sicuramente ci sarà chi non vorrà tornare indietro, perché il mondo è bello, perché è vario, però sicuramente ci saranno migliaia di veneziani che vogliono ritornare ad essere veneziani. 2.000 case chiuse che l'Aterno riapre, denuncia Venezia.com, che al sindaco Brugnaro rivolge 2 inviti, partecipi alla marcia e tenga fede agli impegni. Lui ha promesso 30.000 a abitanti, si dia da fare e ci dia una mano a far riportare i veneziani a Venezia, con fatti concreti però. Ora